Ti è mai capitato di mandare qualcuno al tuo posto in un locale dove magari ci vai abitualmente e poi sentirti chiamare il giorno dopo oppure la sera stessa che è stato un disastro totale e non riesci a capire il motivo? In questo video parliamo di tutti i motivi per cui un DJ può andare male indipendentemente dalla musica. Ora, partiamo dal presupposto che se tu sei abituata ad andare in un posto, che tu ci vada tutte le settimane o saltuariamente, e si instaura un rapporto di fiducia, qualunque altra persona che va al posto tuo deve ricominciare da capo. E la cosa che mi sorprende, o quantomeno mi sorprendeva in passato, era di come anche nelle situazioni più impensabili le cose potessero andare male, pur con dei colleghi di cui conservo una grande stima. E il problema magari non sono le persone, sono semplicemente il modo in cui si entra e si interagisce con il contesto. Gli esempi possono essere i più vari. Anche se tu usi esattamente la stessa scaletta che avrei usato io, ci può essere qualcosa che non funziona. E allora mi piacerebbe sapere anche da parte vostra i casi più divertenti, più curiosi, i motivi più assurdi per cui qualcuno si è lamentato con te di un collega che magari ha preso il tuo posto. Ci sono tantissimi elementi da prendere in considerazione: la puntualità, il look, il modo di porsi. C'è chi arriva un po' troppo spavaldo, chi beve troppo, chi sta troppo al cellulare. Anche se non c'è nessuno, è una serata un fiasco totale, non balla nessuno, non deve ballare nessuno, eppure il titolare del locale ha di che lamentarsi. Quello che conta per noi DJ, in qualsiasi tipo di contesto, è imparare a leggere la situazione, fare domande, cercare di entrare subito in contatto positivo con il titolare del locale o comunque con il gestore. Fare una buona impressione a pelle, non essere né troppo spavaldi né troppo timidi. Sono tutta una serie di indicazioni che non c'è bisogno di dare a chi già lavora, però può essere semplicemente che ognuno ha il suo carattere. E certi si trovano in condizioni di incompatibilità, anche nelle situazioni più congeniali. Certe volte il lavoro è pagato poco e male, ma a nessuno piace essere snobbato e il locale si aspetta comunque chissà che, e allora è sempre bene non essere troppo snob. In ogni caso, se accetti un impiego, è tua intenzione fare la miglior figura possibile, e senza lamentarti più di tanto. È importante magari sempre fare due chiacchiere con il titolare o comunque il gestore prima dell'inizio di qualsiasi serata, soprattutto perché bisogna imparare a tradurre certe volte il loro linguaggio. Spesso non hanno una conoscenza approfondita della musica o dei termini della musica. Dicono un'espressione quando intendono un'altra cosa, non hanno un'idea molto chiara, oppure ti dicono una cosa e in realtà vogliono un'altra. Vogliono una serata bella, raffinata, però dove le persone si divertano e si siano esaltate. Allora devi mediare un po' nel dare il tuo contributo, riuscire a interpretare quella che è la volontà di chi gestisce un posto e mediare tra le due cose. Molto spesso bisogna essere un po' faccia tosta, diciamo la verità. Fare quello che ti pare, perché sei te dietro la console, però dando l'impressione di ascoltare quello che ti viene detto e di fare quello che ti è stato detto di fare. Quando le due cose entrano in competizione e in conflitto, ecco che la lamentela è dietro l'angolo. Pur se tecnicamente è andato tutto bene. Sono molto importanti per ogni DJ gli aspetti accessori che vanno al di là dell'esecuzione. Per esempio, se ti viene detto di non usare il microfono perché nel posto dove sei non piace sentire il microfono, allora bisogna che il microfono tu lo tenga nella borsa soltanto per le emergenze. Perché dire no, ma io sono così, se no non riesco a fare, poi finisce che alla fine ti ritrovi a discutere e non ce n'è alcun bisogno. Così come se ti viene chiesto di fare un genere che magari non è il tuo preferito, se tendi a virare completamente da un'altra parte, allora magari era meglio che non tu ci fossi andato in quel posto lì. E non è sempre facile essere chiari fin da subito, perché molto spesso appunto ci sono delle ambiguità che si vengono a creare. E poi un'altra cosa, l'ultima, forse la più importante come sempre, bisogna essere svegli, pronti a tutto, anche a cambiare in corsa, anche all'imprevisto più inaspettato. Nonostante tutto quello che si programma prima, certe volte la serata prende una piega completamente diversa e uno deve essere pronto a cavarsela in qualsiasi situazione.
altrimenti rischia di fare una figuraccia a lui e una figuraccia a chi ti ci ha mandato, nonostante sia per lui la cosa più semplice del mondo. Mi interessano i tuoi commenti, scrivi pure qua sotto e continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. E mi raccomando, un bel like e a presto.